Siamo Loretta e Mario, del 118. Spero che tu non abbia mai bisogno di noi, ma vogliamo farti conoscere il 118. Perché... abbiamo i numeri per aiutarti. Il 118 è il numero per tutti i casi di soccorso sanitario urgente. Il 118 mette in contatto il cittadino con una centrale operativa che riceve le chiamate e invia personale specializzato e mezzi di soccorso adeguati alle specifiche situazioni di bisogno. La centrale coordinerà il soccorso dal luogo dell'evento fino all'ospedale più idoneo. Il 118 è gratuito. È attivo 24 ore su 24 e puoi chiamarlo da qualsiasi telefono fisso o cellulare, anche senza credito. Ma quando chiamare il 118? Difficoltà o assenza di respiro. Dolori al petto. Perdita di coscienza prolungata. La persona non parla e non risponde. Trauma e ferite con emorragie evidenti. Incidente. Difficoltà o incapacità nell'uso di uno o di entrambi gli arti dello stesso lato. Ma come chiamare il 118? Componi 118. Rispondi con calma e resta in linea. Dà il tuo numero. Specifica l'indirizzo. Spiega l'accaduto nei dettagli. Comunica le condizioni della persona coinvolta. Se respira. Se risponde. Se sanguina. Se ha dolore. E se ci sono situazioni particolari. Bambini, donne in attesa, anziani, persone con malattie conosciute. Importante. Che la conversazione sia chiara. Rispondere a tutte le domande dell'operatore è importante. A fine conversazione, accertati che il telefono riceva e lascialo libero. La centrale operativa potrebbe aver bisogno di richiamarti. Cosa fare in attesa dei soccorsi? Attenti alle disposizioni del 118. Copri e proteggi il paziente. Incoraggialo e rassicuralo. In caso di incidente, favorisci l'arrivo dei soccorsi e segnala il pericolo. Slacciare gli indumenti stretti agevola la respirazione. Cosa non fare in attesa dei soccorsi? Lasciarsi prendere dal panico. Spostare la persona traumatizzata è un errore. Farlo solo se strettamente necessario. Né cibo né bevande e niente farmaci. Quando non chiamare il 118? Niente 118 se non ci sono urgenze. Niente 118 per richiedere consulenze mediche specialistiche o per avere informazioni di natura sociosanitaria. Per il resto, siamo al vostro servizio.